però mi deve arrivare. Yes. Allora, buongiorno, io sono Antonella Poggi e sono qui con Federico Croce e Domenico Fabio Savo per presentarvi il nostro sistema applicativo che si chiama Mastro e di fatto anche il nostro approccio all'uso delle tecnologie semantiche per la gestione dei dati. Allora, intanto chi siamo? Siamo principalmente due attori, il DASI Lab, che sarebbe un laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Informatica di Data Service Integration, della Sapienza, scusate, e poi la Obidia Systems, che è una startup universitaria nata dalla nostra ricerca. Questa è la squadra, molto brevemente siamo dei docenti universitari in parte, altri sono dei ricercatori piuttosto che dei... Prego? Pronto? Ok. Dei ricercatori piuttosto che dei giovani ingegneri o post-dottorati o dottorandi di ricerca attuali. Il nostro punto di partenza è una considerazione, in realtà non nostra, ma del Times, che, secondo la quale i dati sono di fatto il petrolio dei nostri tempi e i dati quindi diventano un patrimonio informativo estremamente importante per le organizzazioni, che però molto spesso è difficile da sfruttare per motivi tecnici e molto spesso anche un po' politici, diciamo, gestionali, nel senso che, come tutti noi purtroppo ci siamo scontrati a vedere, molti ritengono che i dati sono propri e non possono essere ceduti, e questo rappresenta di fatto un problema quando intendiamo sfruttarli. D'altra parte, poter sfruttare questi dati diventa cruciale oggi ancora di più che nell'epoca dei big data. Perché siamo qua? Perché abbiamo fatto una sperimentazione con Istat, ed in particolare nel contesto del sistema integrato dei registri. Quest'ultimo è uno dei pilastri del programma di modernizzazione dell'Istat e costituisce un singolo ambiente logico per supportare da un lato la consistenza dei processi di produzione statistici, dall'altro per identificare e stimare le unità statistiche e garantire l'integrità dei dati a livello di record. Quindi che cosa manca al sistema integrato dei registri? Di fatto manca la capacità di accedere in maniera integrata e indipendente dalle applicazioni ai dati stessi, dati che sono tipicamente eterogenei perché servono appunto le applicazioni. Siamo ancora in un'architettura di tipo a silos in cui i dati, ogni applicazione sostanzialmente ha i propri dati, quindi potervi accedere in maniera integrata diventa un challenge indispensabile al raggiungimento del sistema integrato dei registri, così come si vuole raggiungere. Allora, noi quello che proponiamo è un approccio che è chiamato Ontology Based Data Management, alla gestione dei dati, appunto, basato sulla semantica, ovvero sull'utilizzo di un'ontologia che è una descrizione formale e condivisa di un dominio di interesse. Quindi abbiamo l'ontologia, che poi è quello che viene fornito all'utente e i servizi che vengono forniti all'utente, tutti si appoggiano su questa visione del dominio, che astrae completamente dalle sorgenti di dati, che sono appunto sotto diverse sorgenti di dati, come dicevamo, per le diverse applicazioni, e questo approccio appunto a tre livelli, ontologia, dati, e in mezzo la specifica del mapping, che è un insieme di asserzioni, anche questo in un linguaggio formale standard, sì, non l'ho detto, l'ontologia anch'essa espressa in un linguaggio formale standard nel nostro approccio, anche mapping, e stabiliscono la relazione che esiste tra i concetti, gli elementi dell'ontologia, concetti e relazioni, e i dati stessi. Tanto per dare un'idea di quello che sono questi tre livelli, presenterò un pizzettino del sistema che è stato realizzato in collaborazione con Istat e che poi sarà oggetto della demo che faremo subito dopo questa breve introduzione. Allora, in questa ontologia vedete un diagramma simile alle R, che ci ricorda le R, infatti abbiamo le entità, che sono i concetti, per chi conosce un pochino Aulos, e sono rappresentate con dei rettangoli,
E notate l'uso di queste frecce che di fatto rappresenta un'inclusione. Quindi, per esempio, qui stiamo dicendo che una persona di riferimento è un residente, quindi tutte le persone di riferimento sono residenti, tutti i residenti sono persone. Allo stessa maniera stiamo rappresentando la relazione che esiste tra un residente e la famiglia a cui appartiene e la persona di riferimento che è capo della famiglia. Quindi abbiamo questo diagramma che è rappresentato, che è espresso in un linguaggio che abbiamo ideato noi in questo gruppo di ricerca che si chiama Grafol. E l'importanza dell'utilizzo di questo linguaggio è che, essendo un linguaggio grafico, consente veramente di essere più fruibile a tutti e di parlare all'interno dell'organizzazione della stessa conoscenza. E non solo quindi è fruibile, ma abbiamo, vi presenteremo dei tool, in particolare un editor per ontologie descritte in questo linguaggio, che traduce quindi un diagramma così fatto in un'ontologia AOL, perché questo linguaggio cattura tutto ciò che posso dire in AOL. Quindi questo per quanto riguarda l'ontologia. Sempre questo pezzettino di presentazione, immaginiamo, ed è non tanto distante in realtà dalla situazione che abbiamo trovato in Istat, di avere due tabelle, una che parla delle persone, quindi dove le persone hanno un identificativo, una data di nascita, un indirizzo, e poi una tabella che parla delle famiglie, quindi abbiamo un identificativo per le famiglie, e in particolare ci dice chi, se le persone che appartengono ad una famiglia sono eventualmente il capo di quella famiglia. Lo si fa attraverso l'utilizzo di un flag, capo flag, che consente appunto di dire: questo è una persona della famiglia, quindi non solo appartiene alla famiglia ma è il suo capo. Allora, naturalmente queste sorgenti sono semplici, sono due, sono piccole, però già danno un'idea di come ho immaginato in un grande sistema informativo l'utilizzo di questi flag, di questi identificativi, sia di fatto difficile da capire, da poter sfruttare appieno per estrarre conoscenza. Quindi noi, se queste sono le sorgenti, attraverso i mapping specifichiamo qual è la semantica, in maniera formale, qual è la semantica di questi dati. In particolare, vedete che attraverso adesso questo, al di là del formalismo, qui stiamo rappresentando la relazione che esiste tra le tabelle e gli elementi dell'ontologia. Per esempio, nella prima asserzione stiamo dicendo che la prima componente della tabella tappers di fatto mi va a rappresentare tutte le persone. Cioè io andrò a popolare il concetto, l'entità persona dell'ontologia a partire dagli identificativi che trovo nella tabella tappers. Più significativo forse è l'ultima asserzione, che mi dice appunto che quando il flag che abbiamo visto prima sta a true, allora io vado a popolare questa relazione capo di, che mi va appunto a mettere in relazione le persone di riferimento con la famiglia di cui sono il capo. Un esempio adesso di servizio su questo mini sistema: se io chiedo dammi tutte le persone, il sistema di fatto traduce questa mia richiesta, che è una richiesta espressa nei termini dell'ontologia, nei termini quindi di business dell'organizzazione, la traduce in una query SQL sulle sorgenti, che di fatto va sia nella tabella delle persone a prendere gli identificativi delle persone, sia nella tabella della famiglia, perché all'interno della tabella della famiglia io ho anche le persone che appartengono a quella famiglia. E quindi, ragionando sull'ontologia, in base al fatto che le persone, per esempio i capi della famiglia, ma anche le persone residenti che appartengono alla famiglia, sono persone, quando tu mi chiedi le persone, io ti restituisco anche quelle, anche se provengono da una tabella che non è quella, diciamo, autorevole per le persone. Allora, questo approccio, quindi questo per darvi un'idea, dopo con la demo vediamo un po' meglio quest'idea, ma soprattutto attraverso l'uso degli strumenti che abbiamo sviluppato per raggiungere il nostro obiettivo ultimo. I vantaggi di questo approccio, quindi dell'ontology based data management, sono riassunti in questa slide e li percorrerò brevemente. In particolare, il primo vantaggio è senz'altro la condivisione della conoscenza del dominio, l'integrazione dei dati, quindi il superamento appunto dell'architettura silos, i servizi di querying e di data analytics sul patrimonio dell'organizzazione,
data governance e verifica della qualità dei dati, nonché pubblicazione e preparazione dei open data, ma open data semantici, che adesso vedremo in che senso. E, infine, altri due pilastri sono la riprogettazione e la migrazione delle sorgenti dati, qualora sia necessaria, o anche la modellazione semantica di processi. Quindi velocemente l'ontologia, la condivisione della conoscenza, cosa intendiamo? Che di fatto facendo questo, sviluppando, realizzando questo sistema di ontology based data management, si parte, come abbiamo detto, da un'ontologia, dallo sviluppo di un'ontologia, tipicamente anche il primo passo della nostra metodologia, e si ottiene qualcosa che diventa di fatto un patrimonio importantissimo per l'organizzazione. Le nostre esperienze ormai sono diverse, nel campo ci hanno insegnato che già con l'ontologia tipicamente il cliente è già contentissimo perché già ha trovato il modo di disambiguare, di parlare, di capirsi all'interno dell'organizzazione stessa, quindi diventa proprio di per sé un asset. Il fatto di poter appunto utilizzare questo modello della conoscenza consente di collaborare, facilita la collaborazione con anche con altre organizzazioni e di fatto libera totalmente l'organizzazione dall'essere schiavo, come purtroppo ad oggi avviene, delle applicazioni o dei fornitori molto spesso, perché abbiamo un'esigenza informativa e dobbiamo chiedere ai fornitori di, attraverso le loro applicazioni, riuscire a diciamo soddisfarla. L'integrazione dei dati è perché, cioè il vantaggio offerto per l'integrazione dei dati è che avendo tutte queste sorgenti di dati ovviamente disperse, l'ontologia diventa il modo per unificarle. Io ho un unico punto d'accesso ed è un accesso integrato e concettuale, quindi la possibilità di fare un'integrazione che non sia task based, cioè per un unico scopo, ma che sia appunto general purpose. Io posso utilizzare la stessa integrazione indipendentemente dal servizio che voglio offrire all'utente. Tant'è vero che noi abbiamo diversi servizi che riteniamo essere particolarmente importanti per il cliente, per l'utente, e sono per esempio il querying e la data analytics. Perché come funziona il querying? A questo punto l'esigenza informativa la esprimo nei termini dell'ontologia, quindi nei termini di business, e sarà il sistema che prima ragionerà sull'ontologia, e quando dico ragionare intendo ragionamento anche più complicato, ma tanto per dare un'idea, quello che dicevo prima, che le persone di riferimento sono residenti, i residenti sono persona, quindi prima ragiona sull'ontologia del sistema e poi traduce questa esigenza in processi che accedono alle sorgenti e mettono insieme i dati per restituirli all'utente. Un'altra cosa, questo riguardo al data analytics, il sistema di OBDM consente di fare il lavoro che spesso si trova a fare un data scientist. È stato stimato l'impegno di un data scientist al 60% semplicemente per la preparazione del dato, in maniera tale da poterci poi fare data mining e data analytics sopra. Questo approccio ti fornisce già quella preparazione sostanzialmente del dato. Qualità dei dati, l'ontologia diventa un modo per valutare e misurare la qualità dei dati, ma sulla base delle regole di business dell'organizzazione. Quindi anche dimensioni classiche come la consistenza, l'accuratezza, la completezza, io le posso misurare sulla base dell'ontologia. E per quanto riguarda la data governance, diverse sono le modalità di data governance offerte da questo approccio. Citiamo per esempio la possibilità di fare profiling delle sorgenti sulla base dei mapping e dell'ontologia, ma anche la gestione dei metadati e in generale una serie di azioni che migliorano la qualità dei dati sulla base appunto di servizi di query answering che io faccio sui dati, proprio per far emergere eventuali discrepanze che possono esistere tra l'ontologia e i dati alle sorgenti. Semantic Open Data Preparation. Abbiamo un'ontologia, il query answering consente di estrarre dei dataset che abbiamo sviluppato dei tool che in effetti traducono il risultato di interrogazioni sull'ontologia in dataset che possono essere pubblicati, e attraverso l'ontologia io riesco ad annotare questi dataset e posso anche arricchirli con la provenance.
Questo, ovviamente, il mapping mi fornisce da questo punto di vista uno strumento molto utile per arricchire con la provenance i dati che pubblico, anche eventualmente per scaricare responsabilità, nel senso se alcuni dati mi provengono da altre sorgenti, magari esterne, io con la annotando opportunamente e grazie all'utilizzo dei mapping sono in grado di associare la provenienza ai dati stessi. Riprogettazione e migrazione del data layer, spesso c'è successo in queste sperimentazioni che proprio andando a fondo nell'analisi delle sorgenti venivano fuori dei problemi, per cui è successo che di fatto si decideva di reingegnerizzare, cioè migrare il data layer, superare il legacy del data layer esistente. Questa metodologia ci consente di fare anche questo, cioè dall'ontologia siamo in grado di specificare uno schema di base di dati che è vicino all'ontologia, quindi che riduce anche la distanza cognitiva che c'è tra i dati e l'ontologia stessa, e anche anche un tool che ci consente di migrare dati eventualmente appunto presenti in sistema legacy nel nuovo sistema che questa volta rispecchia dell'ontologia, sempre se questo interessa. Infine, l'ultimo dei vantaggi dell'approccio, almeno quelli principali che ho esposto, è la modellazione semantica dei processi, perché nella nostra accezione più generale l'ontologia può anche non occuparsi esclusivamente degli aspetti statici dei dati, ma anche degli aspetti dinamici dei processi, e di fatto è da questo punto di vista molto innovativo, perché consente di fare analisi e verifica congiunta di dati e processi, cioè allo stesso tempo, mentre tipicamente i sistemi di modellazione di processi non tengono in considerazione dei dati e viceversa. Allora, proponiamo una metodologia e una suite di strumenti. Ora non ho il tempo di soffermarmi su tutta la metodologia, però ci tengo a dare un'idea. Abbiamo detto che si comincia senz'altro con lo sviluppo dell'ontologia, abbiamo realizzato un tool che si chiama Eddy, che consente di appunto fare questo grafico, cioè di sviluppare e realizzare l'ontologia con un editor grafico, e poi questo editor è lui stesso che mi offre la funzionalità di tradurre il grafico in un'ontologia in AOL, quindi nello standard W3C per ontologie. Naturalmente per fare un'ontologia posso anche appoggiarmi a a Protégé, e abbiamo anche sviluppato un plugin per Protégé che consente di utilizzare il ragionamento del nostro sistema ragionatore, che è Mastro, e che quindi trovate sotto. Quindi vedete, Eddy l'abbiamo realizzato noi, Protégé è lo strumento usato di più per le ontologie, serve sicuramente, può essere usato anche nel nostro approccio per l'ontologia, ma in più abbiamo realizzato un plugin che consente di specificare i mapping tra le sorgenti di dati e l'ontologia. E questo stesso plugin consente anche di appoggiarsi sul nostro ragionatore, che è Mastro, il ragionatore per ontologie in AOL 2QL, in realtà un profilo di AOL, quindi che consente di fare deduzioni, inferenze sulla base degli assiomi dell'ontologia. Quindi dicevamo, si parte con lo sviluppo dell'ontologia, si procede a un certo punto in parallelo, si comincia con l'analisi delle sorgenti, con lo sviluppo dei mapping, e questo in realtà è un processo ciclico, perché dall'analisi delle sorgenti e dei mapping io vado di fatto, posso anche raffinare l'ontologia, continuare lo sviluppo dell'ontologia, eventualmente decidere di modificare qualcosa. C'è poi tutta una parte che riguarda la preparazione della documentazione, abbiamo dei tool anche che prevedono la documentazione, cioè rendere di fatto il sistema documentato in maniera viva, e Mastro Studio è il nostro sistema anche cioè per l'utente, che consente anche di ispezionare e analizzare la documentazione. Quindi vedete, per ogni fase abbiamo una suite di strumenti, cioè anzi uno strumento che si occupa di una specifica fase, fino ad arrivare appunto all'ultimo strumento Mastro Studio, che consente di fare tutti quei servizi che vedevamo, quindi querying, data analytics, eccetera, semantic open data publishing, è lo strumento per l'utente. Naturalmente una cosa che non ho detto, ma che ci tenevo a dire bene alla fine per tutto,
è che questa integrazione, tutti i nostri servizi possono seguire un approccio pay as you go, cioè non è una cosa che va fatta tutta insieme, si può procedere passo passo, modulo per modulo, e anche i servizi possono essere dati in maniera incrementale, essere realizzati in maniera incrementale. Gli sviluppi attuali sono una modellazione ontologica degli aggregati, questa è una cosa che interessa sicuramente Istat, ma anche altri contesti, quindi questa modellazione sarà coerente con il Data Cube Vocabulary, un'estensione del profilo Sparkle proprio per supportare le funzioni aggregate, un potenziamento del linguaggio di espressione dei vincoli per la verifica della qualità dei dati e un supporto al versioning dell'ontologia e dei mapping, cioè questi sono gli attuali sviluppi del nostro approccio. Ok, dunque adesso vi lascio Federico e Fabio alla dimostrazione, che sarà appunto la dimostrazione del sistema realizzato con Istat. Allora, oddio. Come già Antonella detto, sostanzialmente per utilizzare le nostre tecnologie è necessario sviluppare quella che appunto noi chiamiamo una specifica di Ontology Based Data Management. I componenti principali di questa specifica sono appunto l'ontologia, i mapping, che poi vengono utilizzati per connettere appunto il sistema alle sorgenti di dati già preesistenti all'interno della nostra organizzazione. Il primo passo però senza dubbio è proprio quello dello sviluppo dell'ontologia. Per questa attività abbiamo sviluppato un tool, ma inizialmente un linguaggio, per cercare di facilitare la modellazione ontologica. Il problema qui era la comunicazione con gli esperti di dominio. L'ontology designer, quando deve, diciamo, confrontarsi con quelle che sono le persone che conoscono il dominio che deve modellare, deve poter comunicare con queste persone. Abbiamo notato per esperienza che l'utilizzo di una notazione grafica rispetto naturalmente ad una logica appunto veniva in aiuto ad entrambe le parti per comunicare. E così abbiamo realizzato, abbiamo prima progettato il linguaggio Graphol, che è un linguaggio appunto completamente grafico, che permette, ricorda un pochino i diagrammi e entità relazione che si usano per la progettazione delle basi di dati, e permette appunto di costruire in questo modo, di definire in questo modo ontologie, utilizzando appunto una notazione grafica, riuscendo però comunque poi ad ottenere un prodotto aderente agli standard del Semantic Web, del W3C. Allora, come vedete, in realtà Eddy, che è questa applicazione che stiamo vedendo qui, offre sostanzialmente quindi una suite di palette, sono gli elementi che vedete qui a fianco, e che permettono quindi di definire le varie parti, i vari predicati che costituiscono la mia ontologia, a partire ad esempio da quelle che sono le classi, i concetti. Ad esempio quella che vediamo qua, nello sfondo, questo diagramma, è parte dell'ontologia che abbiamo realizzato in questo primo sperimentazione con Istat. Questa ontologia in realtà tratta delle persone, tratta del loro, il fatto che queste persone appartengono a dei nuclei familiari, la loro residenza, le loro relazioni parentali e così via. La loro residenza, nazionalità, eccetera. Qui appunto, come vedete, tutta l'ontologia, diciamo, si gira intorno al concetto centrale di persona, che abbiamo appunto rappresentato attraverso questo quadrato, questo rettangolo. Quindi il concetto persona ha poi degli attributi che vediamo qui. Esattamente, gli attributi vengono rappresentati come nei diagrammi entità-relazione attraverso dei cerchietti. Qui in particolare stiamo dicendo che una persona, ad esempio, ha una data di nascita, ha un codice individuo, codice genere e così via.
Nei dati Istat naturalmente mancano determinate informazioni più puntuali, quali nome, cognome, codice fiscale, che normalmente andremo ad associare ad una persona. In questo dominio, quindi, queste informazioni non ci sono ancora per motivi di privacy, naturalmente. Una persona, il dominio delle persone può essere suddiviso naturalmente per genere, quindi maschi e femmine, ancora in residenti e non residenti e così via. Purtroppo anche fra persone in vita e non in vita. Le relazioni, invece, che vengono rappresentate con questi rombi, permettono appunto di specificare che gli elementi appartenenti ad una determinata classe sono associati a elementi di altre classi. In particolare, qui stiamo dicendo che una persona ha uno stato di residenza. Perché uno stato di residenza e non una residenza? Perché stiamo rappresentando le informazioni storiche in questo caso. Quindi abbiamo la residenza attuale e abbiamo anche residenze passate della stessa persona. Ok? Perché le persone possono cambiare residenza. E così via. Quindi non vi sto adesso ad annoiare per la rappresentazione, descrivendo tutta l'ontologia. Che altro permette di fare questo sistema? Quindi EDDI, l'editor per ontologie in Grapl, permette appunto quindi di definire queste ontologie. Mentre lo facciamo, il sistema ci guida nell'editing delle ontologie. Questo è un linguaggio formale alla fine, quindi non ci è permesso di dire qualunque cosa. Ad esempio, come vedete, le relazioni, queste frecce piene, vanno a rappresentare delle associazioni di inclusione. Ad esempio, qui. Una persona residente è una persona. In realtà, questo che è un operatore logico, l'OR, sta dicendo che persone residenti o non residenti sono persone e che appunto tutte le persone possono essere suddivise in persone residenti o non residenti. Benissimo, quindi questo tipo di freccia, quindi quella piena, mi sta ad indicare, come vi dicevo, il sottoinsieme. C'è un altro tipo di freccia che invece è questa qui, quella tratteggiata. Questo qui rappresenta l'input ad un operatore logico. Come vi ho detto, questo qui è un operatore logico, l'OR, questo qui in particolare è l'OR disgiuntivo. Qui stiamo dicendo appunto che non residente viene dato in input a questo operatore logico insieme a residente a comporre l'espressione non residente o residente. Quindi, come vi dicevo, determinati costrutti sono permessi, altri no. Ad esempio, non possiamo partire da un concetto e dire che un concetto è un sottoinsieme di un ruolo, perché un ruolo è vive in qualcosa del genere, ha stato di residenza. Un concetto è invece di una persona. Quindi un sottoinsieme fra queste due cose non è permesso. E appunto il sistema, come vedete, non permette di fare questa cosa ed è indicazione, appunto, colorando di rosso il target della freccia. E non permette appunto di realizzare questo tipo di assioma. Altri invece sono ammissibili. Ad esempio, posso prendere residente, collegarlo direttamente a persona. Come vedete, questo è ammissibile e quindi ci è permesso realizzare questo tipo di assiomi. L'applicazione permette anche, poi, come abbiamo detto, di validare l'ontologia che abbiamo realizzato in maniera sintattica o in maniera semantica, quindi è collegata ad un ragionatore automatico che automaticamente, in maniera autonoma, va ad individuare possibili incoerenze. Ad esempio, soprattutto quando si vanno a rappresentare diagrammi molto grandi, è facile magari sbagliare e in qualche modo andare a specificare cose. Assiomi che in qualche modo si contraddicono fra di loro. Un ragionatore automatico quindi è in grado di individuare questo tipo di problemi e poi di rappresentarli e darne comunicazione all'ontology designer. Ancora è in grado di tradurre poi e esportare l'ontologia nel linguaggio AUL, cioè lo standard del Semantic Web per ontologie. Questo qui appunto è il nostro editor di ontologie. Quello che noi facciamo solitamente è quindi realizzare queste rappresentazioni, queste ontologie in maniera appunto grafica.
Altri strumenti che appartengono sempre alla nostra suite, che sono appunto quelli per adesso ancora mirati ai designer della specifica, quindi ontology designer, ma anche gli esperti, diciamo, dell'organizzazione che si occupano di queste di questa parte della modellazione, è il plugin per Protégé. Parliamo comunque di un'applicazione Protégé che è la più diffusa per probabilmente per la specifica di ontologie. Si tratta di un sistema open source sviluppato da Stanford che permette appunto di specificare dei plugin. Quindi noi abbiamo realizzato un nostro plugin per la nostra suite, i nostri strumenti, che permette di utilizzare le varie funzionalità messe a disposizione da questa applicazione. Lo andiamo ad aprire. Ecco, questo qui, per esempio, quello che vediamo qui è l'ambiente, diciamo, grafico, l'interfaccia grafica messa a disposizione da Protégé. Protégé appunto permette di caricare l'ontologia. Qui abbiamo caricato l'ontologia, è la stessa ontologia che noi abbiamo rappresentato in maniera grafica di là, che abbiamo visto dall'altra parte. La vediamo qui invece adesso rappresentata in maniera gerarchica all'interno appunto di questo sistema. Ritroviamo per esempio il concetto persona qui. Se andiamo ad aprire ad esempio il concetto persona, ci spostiamo magari. Ecco qui, cliccando abbiamo tutte le informazioni assiomatiche relative appunto al concetto persona. In particolare appunto ritroviamo quello, l'assioma su cui ci siamo concentrati in precedenza, cioè non residente o residente è una sottoclasse del concetto persona. Il plugin di Protégé appunto, che appare tramite questo tab, il plugin mastro, mette a disposizione tutta una serie appunto di strumenti che aiutano il designer a specificare non più l'ontologia quanto la parte di collegamento dell'ontologia con le sorgenti di dati, perché vi ricordo quello che noi stiamo realizzando è un sistema di ontology based data management, cioè dobbiamo collegarci poi a delle sorgenti sottostanti. Quindi dobbiamo andare a specificare ad esempio i mapping. Le mapping assertion sono appunto queste asserzioni dichiarative che ci permettono di collegare, di estrarre informazioni dalle sorgenti di dati e collegarle e utilizzarle per creare le istanze della nostra ontologia. Un mapping assertion è suddiviso all'interno della nostra applicazione in due livelli. C'è un primo livello in cui andiamo a definire delle viste logiche sulla nostra sorgente di dati. Sono esattamente delle viste come in base di dati, a cui noi, delle query a cui noi associamo un nome. Ad esempio, qui abbiamo una query che ci permette appunto di estrarre tutte le informazioni relative alla famiglia anagrafica. Queste viste vengono poi utilizzate per specificare i mapping di alto livello, cioè colleghiamo poi queste viste ai predicati, quindi ai concetti, le relazioni e gli attributi della nostra ontologia. Qui, ad esempio, possiamo ritrovare ecco qua, il mapping che viene utilizzato per estrarre quelle che sono le istanze del concetto residente che abbiamo visto in precedenza. Quindi andiamo a specificare appunto qui come dobbiamo utilizzare le viste che prima abbiamo definito per estrarre i nostri dati. Ci stiamo quindi connettendo con le nostre sorgenti di dati dell'organizzazione. Ancora, naturalmente, questo sistema ci permette poi di interrogare la nostra ontologia e quindi di estrarre effettivamente poi i dati. Come si interroga un'ontologia? Utilizzando il linguaggio standard Sparkle del Semantic Web. Appunto, ad esempio, questa query che abbiamo scritto qui, è naturalmente dichiarata in linguaggio Sparkle, permette di estrarre tutte le informazioni monopersona, quindi composte da una singola persona, con genere, grado di istruzione ed età del loro componente, quindi della
della persona che da sola costituisce la nostra famiglia. La possiamo specificare e poi eseguire. Quindi andiamo a eseguire qui. Ecco qui, questi qui sono i dati che proprio vengono estratti. Adesso stiamo utilizzando dei dati sintetici perché purtroppo Istat non ci ha voluto dare i suoi, però abbiamo fatto comunque il sistema, l'ontologia, quando eravamo lì, eravamo connessi alle loro sorgenti. Ne abbiamo utilizzato quindi questo sistema direttamente sulle loro sorgenti di dati. Questo qui è tutto, diciamo, per quanto riguarda gli strumenti di sviluppo che noi utilizziamo per sviluppare queste specifiche. Adesso Federico invece andrà a presentarvi quello che poi è il tool che viene, il sistema che viene poi offerto agli utenti. Una volta che abbiamo realizzato la nostra specifica OBDA, rilasciamo un sistema web dove appunto utenti possono che gli utenti possono utilizzare per navigare l'ontologia, leggere la documentazione che noi stessi insieme agli esperti del dominio realizziamo dell'ontologia, ogni concetto viene documentato, e interrogare l'ontologia, quindi eseguire query ancora attraverso il linguaggio Sparkle oppure, come vedremo adesso, attraverso un linguaggio semplificato grafico, appunto, che utilizzando il diagramma che abbiamo visto in precedenza permette di scovare, quindi di costruire le interrogazioni che vogliamo eseguire per estrarre i nostri dati. Allora, lascio la parola a Federico. Ok. Dunque, vi presento MastroStudio. Questo è, come diceva Fabio, il sistema finale, quindi se vogliamo il prodotto finale di tutta la fase di sviluppo della specifica OBDM. È un'applicazione di tipo web, quindi come possiamo vedere si presenta come una classica pagina web. È possibile accedere a questa pagina con diversi utenti e l'idea è quella che gli utenti abbiano dei diritti diversi, quindi non è detto che gli stessi servizi siano offerti a tutti gli utenti dell'applicazione finale. In particolare adesso siamo loggati con un utente esperto, quindi in grado di visualizzare tutti i differenti servizi, anche diciamo, le informazioni più strettamente tecniche, quindi quelle che abbiamo definito utilizzando il plugin di Protégé, ad esempio, quello che abbiamo mostrato poco fa. Il tab di Ontology Visualization ci consente di navigare il diagramma che abbiamo scritto con Eddy, quindi ritroviamo il diagramma che abbiamo visualizzato poco fa. Questo è il solito concetto di persona. Qui abbiamo residenti e non residenti, che sono una sottoclasse disgiunta di persona, esattamente quello che abbiamo definito utilizzando Eddy, coerente con il linguaggio grafico Graphol, appunto, che è stato sviluppato per rendere, se vogliamo, più leggibile l'ontologia, che altrimenti sarebbe espressa con il linguaggio AUL, quello standard del Semantic Web. E cliccando su un concetto ci appare questo tab descrittivo con delle informazioni che sono state indicate in fase di sviluppo dell'ontologia. Ad esempio qui è stata inserita una descrizione per il non residente che ci spiega appunto che una persona non residente è una persona che, pur essendo presente in uno stato dove può avere la dimora abituale o il domicilio, non ha tuttavia lì la residenza. Quindi ci dà una descrizione di cosa intendiamo a livello ontologico con il concetto di non residente. Questi che vedete in blu sono dei link. È possibile cliccare sui link e andare alla descrizione dettagliata del concetto che abbiamo cliccato. Ad esempio, premendo sul concetto di persona, qui abbiamo la descrizione della persona con tutte le informazioni, ad esempio delle sue sottoclassi, ma anche altre descrizioni, ad esempio i ruoli in cui partecipa o addirittura la scrittura tecnica degli assiomi AUL in cui è coinvolta. Tornando adesso alla
visualizzazione dell'ontologia. Ci sono diversi servizi che offre questa interfaccia, ad esempio c'è una ricerca testuale, noi sappiamo che da qualche parte in uno dei diversi grafici dell'ontologia, perché in questo esempio ne abbiamo due, possono essere molti di più, sappiamo che esiste un concetto che si chiama residente. Allora noi possiamo scrivere residente all'interno della ricerca, come vedete viene trovato, è possibile aprire e c'è un'indicazione di tutti i diversi grafici che contengono il concetto residente. Cliccando su quello che preferiamo viene evidenziato con anche il relativo tab di dettaglio. Chiaramente tutta questa operazione può essere fatta in maniera più comoda a schermo intero, che rende sicuramente più visibile il diagramma. E ci sono anche altre informazioni, ad esempio un comodo filtro che ci consente di nascondere delle informazioni che potrebbero non essere utili a seconda dell'utilizzo appunto che vogliamo fare dell'ontologia. Possiamo nascondere gli attributi, perché se in questo momento siamo interessati semplicemente di visualizzare le relazioni e i concetti e le gerarchie tra i diversi concetti, gli attributi potrebbero non essere di interesse e quindi vanno ad alleggerirci il grafico e anche di conseguenza la lettura del grafico. Ok, questo strumento ci consente, brevemente li rivediamo, sono gli stessi mappings che abbiamo trovato definiti all'interno del plugin di Protégé, quindi ricordiamo che questa è un'informazione più tecnica che realisticamente non serve a tutti gli utenti del sistema finale, però è comunque possibile visualizzarli scendendo fino al livello delle query sulle sorgenti, quindi c'è una descrizione completa di quello che fa il sistema. E c'è anche il tab relativo al query answering, quello che ci consente di effettuare delle interrogazioni alle sorgenti di dati. Proviamo ad esempio con la stessa query che abbiamo visto prima nel plugin di Protégé. Come vedete abbiamo un catalogo di query che possiamo definire a priori e che il sistema è in grado di caricare in modo che le possiamo ritrovare qui per comodità. È possibile definire una descrizione delle diverse query in modo che sappiamo con un linguaggio naturale quali tipo di informazioni stiamo cercando sulle sorgenti. Questa che vediamo sopra è invece la descrizione nel linguaggio Sparkle, quindi più tecnico. Abbiamo dei flag che ci consentono di selezionare con che livello di dettaglio vogliamo i risultati. Adesso li ho attivati tutti, quindi vedremo esattamente tutti gli step che attraversa una query dalla sua scrittura sull'ontologia fino ad arrivare ai dati finali. La query è stata presa dal sistema, è pronta, adesso è in esecuzione. Abbiamo sopra questo indicatore che ci va a informare su quale sia lo stato di avanzamento della query. Sì, probabilmente abbiamo un rallentamento dovuto a qualche tipo di problema. Ok, tanto questa stessa query la rivedremo quando andremo a visualizzare un'altra metodologia per esprimere le query sull'ontologia, che è quella grafica che vi stava introducendo Fabio prima. Proviamo con un'altra query, magari quella gli stava particolarmente antipatica. Ok. Sì. Okay, probabilmente il bello della diretta, come si dice. Comunque, possiamo assicurarvi che queste query chiaramente vanno effettivamente fino ai dati e sono state impiegate in questo progetto che abbiamo svolto in collaborazione con l'Istat, quindi possiamo passare a visualizzare il prossimo strumento.
Ok, un altro strumento utile è quello di controllo di consistenza, cioè le ontologie sono uno strumento per indicare anche quello che noi vorremmo che fosse vero nei dati, cioè noi vorremmo che maschi e femmine, ad esempio, fossero due concetti disgiunti all'interno dei nostri dati, cioè che non ci fossero intersezioni in questi due concetti, che attenzione non significa che sono necessariamente due tabelle, quindi quando questo non è vero a livello di dati, l'ontologia diventa molto utile perché ci consente di esprimere un vincolo a livello di concetto. Questi due concetti potrebbero essere mappati poi realisticamente sulla stessa tabella o su più di due tabelle, e in automatico il sistema è in grado di riscrivere la query, la nostra query oggetto, sulle diverse sorgenti e di verificare che effettivamente questa proprietà sia garantita. Quindi questi sono i diversi vincoli che abbiamo espresso sempre nella fase di sviluppo. Sono quelli che ho aperto adesso, sono dei vincoli di disjointness, quindi ci vanno ad indicare i concetti che dovrebbero essere disgiunti tra loro. Come ho detto prima, il concetto di maschio e femmina, o ne possiamo vedere altri, comune e ripartizione geografica sono due concetti diversi nella nostra ontologia, o anche un centro temporaneo non è un centro abitato. Ok, qualsiasi tipo di concetto che noi riteniamo debba essere disgiunto nella sorgente di dati, sia a livello ontologico che poi effettivamente sulla sorgente di dati. Possiamo selezionare quali di questi vincoli vogliamo verificare. Possiamo lanciare il servizio relativo. Questo servizio prende uno a uno, come stiamo vedendo qui, prende uno a uno i diversi vincoli e verifica che la sorgente di dati appunto goda di queste diverse proprietà. Tipicamente questo è un procedimento che richiede un po' di tempo per il semplice fatto che le query vanno riscritte su tutti i diversi dataset, quindi ci aspettiamo che non è un tipo di interrogazione che l'utente si aspetta di fare real time, come dire, non vuole la sua risposta immediatamente, ma tipicamente è un processo che viene fatto per verificare la data quality. Ok, passiamo all'ultimo strumento che volevamo mostrarvi. È un servizio su cui stiamo lavorando, ma è molto, molto utile e riteniamo che renda l'intero sistema molto più fruibile anche a categorie di utenti meno tecnici, ed è quello di permettere la definizione delle query direttamente sul grafico, quindi completamente non conoscendo il linguaggio Sparkle, che è il linguaggio tecnico che abbiamo utilizzato fino a questo momento. Dal nostro pannello di visualizzazione dell'ontologia possiamo aprire questa barra laterale. Mentre ci troviamo in questa modalità, noi stiamo per definire delle query direttamente utilizzando il diagramma. Quindi, ad esempio, voglio delle informazioni che riguardano una persona, clicco sul concetto persona, viene evidenziato sul diagramma e mi viene creato un grafo che mi tiene traccia delle informazioni che sto richiedendo, ed è un grafo chiaramente che è incrementale, cioè cresce man mano che io chiedo più informazioni nella mia query. Ad esempio, di una persona posso chiedere la descrizione del suo genere, posso chiedere il codice genere, la data di nascita, tutti i diversi attributi che la riguardano. Il grafo viene costruito e, come vedete, c'è la sua controparte della query scritta in Sparkle, che possiamo controllare se conosciamo il linguaggio, ovviamente, o tranquillamente ignorare, tant'è che è anche prevista la possibilità di nasconderla, quindi noi possiamo intervenire sul sistema interamente in modalità grafica. E questo riteniamo, insomma, sia un servizio particolarmente utile per, come dicevo, per rendere più fruibile l'intero sistema. Chiaramente posso estendere la mia query anche sui diversi ruoli che coinvolgono quella persona. Quindi, partendo dalla persona, vado a cercare il suo stato di residenza. Questo ci aggiunge una nuova variabile, chiaramente, quindi l'oggetto della nostra query non sarà solo la persona, ma anche eventualmente la residenza diciamo che la coinvolge. E con lo stesso meccanismo posso continuare ad aggiungere dettagli su questa residenza, quindi la data di inizio validità. Come vedete, abbiamo formato una query
piuttosto complessa, con dei semplici click. Se vi faccio vedere la sua controparte in Sparkle, non è altrettanto intuitiva, quindi insomma, penso che sia un servizio particolarmente utile ed interessante. Ok, poi c'è la possibilità chiaramente di lanciare questa query sulla base di dati, e questo, diciamo, viene effettuato tramite questi controlli che vedete sulla parte alta del grafo. Ok, questo penso concluda la presentazione. Chiaramente, se ci sono domande, siamo qui. Grazie. Grazie.